Benvenuti in questa nuova puntata di Donne di Fede. Oggi parleremo di una storia che cambia, infatti il titolo è Dio ha cambiato la mia storia. Come avete anche potuto leggere per chi ha notato la didascalia, abbiamo scritto che il nostro passato non può cambiare, ormai il passato è passato. Però invece di stare lì a rimuginare sul passato e a pensare quello che potevamo fare e che non abbiamo fatto, e tante volte sprechiamo tante energie, tante risorse per pensare agli errori che abbiamo commesso, noi invece possiamo investire il nostro tempo per il futuro, mettendo questo futuro nelle mani di Dio, e possiamo chiedere a Dio di cambiare la nostra storia, proprio come hanno fatto oggi queste due donne serve di Dio che ci racconteranno a breve la loro storia. Ma oggi voglio essere un incoraggiamento anche per te, che probabilmente stai pensando che hai un destino segnato. Forse qualcuno ti ha detto ormai tu sei destinato a fare questo percorso perché forse tua madre, tua nonna, quindi davanti ai tuoi occhi tu vedi già la tua via tracciata, il tuo percorso tracciato, ma Dio può cambiare anche la tua storia. C'è un personaggio nella Bibbia, un personaggio diventato famoso per una sua brevissima preghiera racchiusa in un verso solo, ma la preghiera più potente, una delle più potenti della Bibbia, parlo di Jabez, scritto in Primo Cronache 4:9 e dice così: Jabez fu più onorato dei suoi fratelli. Sua madre lo aveva chiamato Jabez perché diceva l'ho partorito con dolore. Jabez invocò il Signore, il Dio di Israele, dicendo: benedicimi, ti prego, allarga i miei confini, sia la tua mano con me e preservami dal male, in modo che io non debba soffrire. E si conclude meravigliosamente dicendo: e Dio gli concesse quanto aveva chiesto. Meraviglioso. La prima cosa che mi ha colpito leggendo questo verso è proprio il fatto che la madre diceva, fate attenzione, diceva, l'ho partorito nel dolore. Lui la prima richiesta che fa, dice: Signore, bene, dicimi. Quindi comincia proprio con una richiesta che è quasi come se volesse rompere, no? Quello che la madre diceva di lui. Lei, diciamo, in un certo qual modo l'ha segnato con questo nome. L'ho partorito nel dolore. Lui invoca il Dio di Israele e dice: bene, dicimi. Quindi comincia a dire tu bene di me, perché se Dio dice bene di noi, cambia la nostra storia. Poi leggiamo ancora meravigliosamente questa preghiera di Jabez e dice: allarga i miei confini, sia la tua mano con me e preservami dal male in modo che io non debba soffrire. Ecco che torna un'altra volta il dolore, la sofferenza. Quindi lui che cosa fa? La madre dice l'ho partorito nel dolore. Lui non accetta di vivere nel dolore. Sì, sono stato partorito nel dolore, fa parte del mio passato. Però ora voglio tracciare con Dio una strada nuova. Da solo non poteva farlo. Quindi lui invoca Dio. Quindi anche tu oggi puoi invocare Dio e puoi dire: Signore, benedicimi. Signore, se nel mio passato ho provocato dolore a qualcuno perché Jabez è stato causa di dolore per sua madre, fa che oggi io sia di benedizione, allarga i miei confini. Quindi quando parliamo di confini allargati, parliamo di benedizione, che la benedizione che tu riversi su di me sia anche una benedizione per gli altri. Quindi Dio allarga i miei confini. E quasi rievoca la futura preghiera di Gesù, quando lui dice preservami dal male, quindi ci ricorda quando Gesù pregherà nella sua preghiera sacerdotale, dirà allontanami dal male, liberaci dal male. E lui appunto dice in modo che io non debba soffrire. Meraviglioso, una preghiera meravigliosa e semplice allo stesso tempo. Oggi non vogliamo soffermarci su quanto è lunga la preghiera di Jabez, che già abbiamo detto che è racchiusa in un verso, ma ci vogliamo soffermare sulla semplicità. Jabez si è accostato a Dio con tanta semplicità. La cosa bella è che lui ha centrato gli obiettivi giusti, ha fatto la preghiera giusta. Tante volte noi non riceviamo risposte, non otteniamo risposte perché non facciamo le giuste richieste. E c'è appunto questa conclusione: Dio gli concesse quanto aveva chiesto. Dobbiamo chiedere al Signore che ci dà la semplicità di Jabez nel chiedere, una preghiera potente fatta con semplicità. Mi veniva in mente una storia di un pastore che in una congregazione a un certo punto, nel bel mezzo della predica, lui parlava appunto della semplicità che devono avere i fedeli nel prendere le promesse di Dio, nell'afferrare le promesse di Dio. E a un certo punto lui sfila dalla sua tasca una banconota
da 100 dollari. E incominciò a dire all'assemblea: questa è vostra, chi viene a prenderla la potrà tenere per sé. Ovviamente tutti i fratelli, le sorelle, i credenti che stavano seduti in quella congregazione si guardavano sorridendo, uno guardava l'altro sorridendo e quasi quasi si chiedevano tra loro: ma cosa vuole dimostrare? Nessuno si alzava, quindi lui ripete: allora c'è qualcuno che la vuole venire a prendere, è vostra. E i credenti si continuano a guardare tra di loro e nessuno si alza. Sorridono, ma un bambino si alza, corre verso il pastore, afferra quella banconota e tutto contento se ne va al suo posto. Il pastore disse: ecco, la semplicità del bambino, che non pensa, non fa calcoli, gli è stato offerto qualcosa e lui si è alzato dal suo posto, senza timore è venuto qui, ha afferrato la banconota e è andato via. Noi dobbiamo afferrare le promesse di Dio, quello che il Signore ci sta dando, con semplicità, senza fare troppi pensieri, troppi calcoli, troppi ragionamenti. Ci fermiamo troppo tempo a ragionare intorno, secondo i nostri metri di valutazione, senza poi considerare che è semplice ricevere dalla mano di Dio. Dobbiamo soltanto credere come piccoli fanciulli, non dobbiamo privarci di queste benedizioni perché forse noi pensiamo che vabbè, ma il Signore lo sta dicendo, però non me lo darà. Noi proprio come questo piccolo fanciullo vogliamo fare così. La preghiera di Abetz possiamo dire che è paragonata a tante altre preghiere straordinarie che ci propone la Bibbia, che sono molto più lunghe, è stata una preghiera potente ed efficace perché è proprio mossa dalla semplicità e la fede di Abetz. E lui è stato uno che per la sua fede è riuscito ad ottenere un favore di Dio e a cambiare la sua storia. Quindi non è più un uomo che ricordato perché quando parliamo di Abetz non parliamo del dolore, ma lo ricordiamo ancora tutt'oggi come uno che allarga i suoi confini. Quindi vedete come è cambiata la storia? Quando parliamo di Abetz non parliamo più è l'uomo che è nato nel dolore. No, noi parliamo dell'uomo che allarga i suoi confini. Quindi quando parliamo di lui parliamo soltanto di bene. Ci sono anche alcune persone che si sono appropriate di questo nome, no? Perché è un bel nome. Quindi vuol dire che Dio può cambiare anche la tua storia. Ora, detto questo, vi voglio subito presentare le nostre due amiche che oggi ci racconteranno la loro storia e come Dio ha cambiato il loro, diciamo, il loro futuro, quello che per loro probabilmente era un futuro incerto, triste, ma Dio può fare anche di queste cose, prende il nostro passato che è burrascoso, che è terribile, che è a pezzi, mette insieme i cocci e ne fa un vaso meraviglioso per essere usato per la sua gloria. E vi presento subito Isaura Nencini e Rosetta Casso. Benvenute, mi sentite? Sì. Bene, allora vi do subito un momento per presentarvi, prima Isaura e poi Rosetta. Prego Isaura. Buonasera a tutti, sono Isaura, ho 40 anni e sono toscana. Immagino di avere pochissimo tempo per presentarmi e quindi dico soltanto che proprio come Yabez, onestamente questo verso non lo ricordavo, quando l'ho letto adesso mi si è aperto un mondo e sono esattamente come lui. La mia vita è completamente cambiata da quello che era stato decretato nella mia vita a quello che poi invece è successo veramente. Rosetta, presentati. Sì, vi saluto tutti. Tutte le amiche che sono collegate con noi, anche io posso dire che il Signore ha cambiato la mia storia come Yabez, sì. Sono una persona che sin da piccola ho conosciuto il Signore, vivo nella mia bella Sicilia e qui lodo il Signore e cerco di servirlo con tutto il mio cuore. Da quando, cioè, la mia vita è piena di questo nome stupendo, Gesù. Non voglio altro nella mia vita, ma solo Gesù. E Gesù è l'amore vero e profondo della mia vita. E dopo, per mezzo di Lui, io poi amo ogni cosa della vita. Amo tutto, dalle piccole cose alle grandi cose. Amo la vita, amo ridere, amo la natura,
amo le persone, amo il mio prossimo che incontro ogni giorno, ma è tutto per lui, perché lui è l'amore della mia vita, Gesù. Alleluia, grazie. Bene, allora, sia Isaura che Rosetta, vi chiederò ora di raccontarvi la vostra storia prima di conoscere Gesù. Gesù ha fatto, ha cambiato anche lui la storia dell'umanità. C'è un prima di Cristo e un dopo di Cristo che Cristo ha segnato veramente, ha spaccato in due la storia. Ma noi possiamo dire che questo miracolo avviene ogni volta che un cuore accetta Gesù nella propria vita. Ogni uomo e ogni donna che riceve Gesù ha un prima e ha un dopo. Quindi vi voglio chiedere di soffermarvi in questa prima parte proprio del prima di Gesù, chi era Rosetta e chi era Isaura, partendo da Isaura. Prego, Isaura. Allora, ora, non so se, chi già mi conosce, chi non mi conosce, ho scritto un libro che racconta la mia storia e nel libro quello che vi sto per dire non c'è. E mi è venuto a mente adesso sentendo leggere questo verso. I miei genitori, non lo so per quale motivo onestamente, se per usanza, se non lo so, però sono andati da uno, quello che legge le strighe, legge le stelle. Boh, non so il nome, quando ero molto piccola. E questa persona analizzò tutto di me quando ero nata, l'orario, tutto quanto, e disse che avrei avuto una vita piena di dolore, che avrei sofferto tanto. E questo è quello che è successo, perché come racconto nel mio libro, appunto, io sono stata malata di disordini alimentari e sono stata malata per 24 anni. Dall'alimentazione compulsiva, quindi dal mangiare enormi quantità di cibo per riempire un vuoto che avevo dentro. Ora non so quanto tempo ho, quindi non so quanto approfondire, intanto vado così veloce, ok? Da quello al bullismo che ho vissuto appunto come ragazza obesa, al voler adesso basta e quindi smettere improvvisamente di mangiare e passare dal mangiare troppo all'anoressia e poi al non riuscire più a sostenere una vita da anoressica perché è complicata, è difficile e passare alla bulimia e quindi mantenere il mio corpo magro ma mangiando e poi vomitando e poi riempiendomi di pillole e poi facendo attività fisica in maniera compulsiva. Non lo so, ho un bambino piccolo e quando era ancora più piccolo abbiamo letto insieme un libro che si intitola Il buco e nella copertina c'era questa bambina con un buco enorme qua nella pancia e racconta la storia di questa bambina che cercava di riempire questo buco in mille modi e io mi sono sentita esattamente così. Con questo buco che ho riempito di cibo, poi di non cibo, poi di cibo, ma compensando in altro modo e quindi cercando di mantenere la mia stabilità così, ma rovinandomi completamente, ho riempito quel buco attaccandomi ad ogni affetto che ho trovato in maniera malata, fino a che non ho trovato chi davvero è riuscito a riempire quel buco in maniera profonda. Bene, grazie Isaura, anche perché sei stata puntuale, ti sei fermata e hai raccontato quello che era Isaura prima di conoscere Gesù e ti ringrazio per questo perché voglio proprio mettere in evidenza la storia come cambia tra prima e dopo. Quindi Rosetta, ti chiedo di fare la stessissima cosa, di parlarci solo chi era Rosetta prima di Gesù e poi ti fermi. Grazie. Allora, Marianna, io la storia è un po' diversa perché sin da piccola io nella mia casa ho respirato sempre questo Gesù meraviglioso e l'ho avuto sempre nel mio cuore perché mio papà era un pastore, perciò a casa nostra si serviva il Signore. Perciò posso dire che ho avuto un'infanzia, un'adolescenza serena, tranquilla, gioiosa, con la presenza di Dio. Perciò dico che la mia vita era tranquilla, tranquilla. Poi ho accettato il Signore nella mia adolescenza e questa è una cosa bella. Da piccola ho accettato il Signore e per questo mi ha risparmiato da tante cattive esperienze, lo posso dire. È stato un bene questo per me.
perché sono stata risparmiata, però le esperienze poi nella vita si devono fare sempre, perché la vita del cristiano è una crescita continua. Perciò dalla mia serenità, della mia adolescenza, poi credente sempre in Gesù, con questa fortezza nel mio cuore, ho affrontato le mie difficoltà, che se volete poi ve ne posso parlare un po', anche io le ho scritte in un libro che si intitola In Dio trovo la forza, e là c'è scritto tutto. Grazie Rosetta, quindi vediamo due partenze completamente diverse. Sì. Una di una ragazza che ha un destino segnato, lasciatemi passare questo modo di dire, anche perché il destino segnato ce l'ha tutta l'umanità. Gesù infatti è morto per cambiare il destino dell'umanità. Mentre Rosetta ci racconta che lei già respirava della presenza di Gesù a casa sua, ma tutte e due, sia Rosetta che Isaura, avevano bisogno di incontro personale con Gesù. E questo lo voglio dire, se magari ci sta seguendo qualcuno che è figlio di credenti, figlio di pastore, non c'è illusione più grande di convincersi di essere già salvati perché siamo figli di credenti o figli di pastore, perché poi pastore ha un titolo più alto. Non c'è illusione peggiore. Noi non dobbiamo frequentare il museo delle illusioni. Stamattina appunto guardavo il museo delle illusioni e tante volte le congregazioni diventano i musei delle illusioni. Quindi noi dobbiamo fare in modo che i nostri figli, anche se respirano la benedizione, perché io sono una di quelle che è nata in una famiglia cristiana di generazioni, quindi io ho goduto proprio come Rosetta i benefici della presenza di Dio in casa mia, ma a un certo punto, anche io da ragazzina, 16 anni, ho dovuto accettare Gesù perché io lo rifiutavo, mi sentivo una ragazza a posto, dicevo tra me e me, ma il Signore da cosa mi deve salvare? Non rubo, non fumo, non mi drogo, non ammazzo nessuno. Quindi è stato più complicato. Io sono convinta, fermamente convinta, che è più difficile salvare una brava persona che una cattiva persona, tra virgolette cattiva, perché non ci sono buoni. Anche Gesù disse: perché mi chiami buono? Nessuno è buono, solo il Padre mio che è nei cieli è buono. Quindi nessuno può definirsi una buona persona. Però è più difficile salvare chi si sente, tra virgolette, non salvabile, perché alla fine non commette nulla di male. Questo perché lo sto dicendo? Perché è importante spronare i nostri giovani, non solo, anche quelli che frequentano assiduamente le nostre congregazioni, e stimolarli a un vero incontro con Gesù. Non vi accontentate di vederli seduti nei banchi, non vi accontentate di vederli che non mancano un culto, ma abbiate quel desiderio ardente di vederli alla presenza di Dio, che ricevono Cristo nella loro vita, che confessano le loro defiance, che non dicono sono bravo, faccio niente di male. No, 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 quelle persone che si arrendono, che dicono: ah, io sembravo una brava persona, ma in realtà nel mio cuore c'era amarezza, gelosia. Non classifichiamo i peccati grossi e i peccati piccoli, perché non esistono. Il peccato della gelosia, dell'invidia, della vanagloria è simile al peccato, ad altri peccati che noi classifichiamo per peccati grossi. Quindi vogliamo chiedere al Signore di aiutarci ad osservare, a guardare anche intorno a noi quelli che apparentemente sono brave persone e che sono seduti nei banchi della Chiesa, perché nessuno se ne perde. Quindi noi vogliamo andare a tirare quelli di fuori che stanno in perdizione, che magari si stanno anche uccidendo. Abbiamo sentito la storia pazzesca di Isaura, che lei con la bulimia, con l'anoressia, si stava distruggendo fisicamente parlando, ma noi vogliamo anche essere attenti a quei anoressici spirituali che stanno morendo nei banchi della Chiesa e vogliamo anche per loro spendere del tempo per recuperarli. Bene, tornando a noi, Isaura. Storia pazzesca, sembra quasi che per te, diciamo, l'uomo non abbia dato nessuna speranza, anzi tu stessa hai detto così poi è stato, hai creduto a quella menzogna del nemico, che poi in realtà era una mezza verità, perché lui, il nemico, ha sempre giocato con le mezze verità, già dal giardino, no? Con Adamo e con Eva, li ha sempre giocato con le mezze verità. Qual è la mezza verità? Che senza Gesù è una vita di dolore, quindi in realtà è una menzogna, non diceva, ma sta vincendo facile, perché tutti sanno, tutti quelli che conoscono il beneficio di servire Dio, di averlo nel cuore, sanno che senza Dio non ci aspetta che dolore. Quindi
Una bugia non diceva, però c'è l'altra faccia della medaglia, che se noi accettiamo che Cristo entri nella nostra vita c'è una possibilità per noi. Quindi ci racconti ora invece quando è stato il momento che qualcuno ti ha parlato di Gesù e come questo Gesù ha trasformato, la tua vita e quindi ha tracciato per te una storia diversa. Allora, forse smonto un po' anch'io la cosa come la sorella prima, però io sono cresciuta in una famiglia mezza credente, mezza sì, mezza no. Papà credente, mamma guerra completa. E quindi io sono cresciuta nella fede e ho conosciuto il Signore quando ero piccola e poi ho cominciato a servire il Signore. Io già cantavo, quando mi sono ammalata quando avevo 13 anni forse, e io già conoscevo il Signore, però non lo so, non so se avete mai sentito dire quando si parla di chi è un po' tirchio, quando dà l'offerta, si è battezzato tutto, ma non ha battezzato il portafoglio, no? Bisognerebbe battezzare anche il portafoglio. E io probabilmente, cioè sicuramente, è rimasta una parte di me che non ero riuscita ad arrendere al Signore. E quindi, nonostante servissi il Signore con tutto il mio cuore, Dio conosce il mio cuore, ma non c'era stata probabilmente una conversione completa e totale. E ho dovuto attraversare tutto un percorso di 24 anni. Io mi sono ammalata, ne avevo 13 e sono stata 24 anni malata. Ed è stata un'escalation, sempre peggio, sempre peggio, sempre peggio. Fino a che non è scoppiato tutto e Dio ha proprio distrutto tutto di me, sono rimasta senza niente e ha ricominciato a ricostruire a modo suo. Ho fatto un video dove racconto un po' quella che è stata la mia vita e lì viene rappresentato proprio come una casa. Non so se avete mai visto questi ruderi che ci sono in Toscana, in campagna, sono case bellissime, ma tutto quello che io avevo fatto nella vita era stato cambiare la finestra, mettere la toppa sul tetto, cambiare la maniglia, cambiare lo scalino. E a un certo punto Dio ha detto basta, è venuto e ha buttato giù completamente la casa e mi ha ricostruita dalle fondamenta, da fondamenta importanti. È stato doloroso, faticoso, ma finalmente ci siamo. E quindi non ti vedo più, quindi non so, però è stata una conversione, non lo so, in seconda battuta, mettiamola un po' così. Questo forse perché era il fatto stesso che tu frequentavi la chiesa, non sapevo di questo particolare, che tu già frequentavi la chiesa, rafforza un po' quello che dicevo prima io, no? Che il frequentare la chiesa non è garanzia, essere figli di credenti non è garanzia, anzi ci sono tante volte veramente degli scheletri nell'armadio di chi apparentemente, sai, i suoi sepolcri imbiancati che poi dentro sono pieni di ossa di morti. Quindi questo avvalora ancora di più quello che dicevo prima, non ci dobbiamo assolutamente accomodare vedendo i nostri amici, i nostri figli seduti nella chiesa, ma ne abbiamo proprio la necessità, dobbiamo intercedere affinché il Signore li raggiunga e possano fare un incontro con Cristo. Sai, mi ha colpito tanto quel passaggio quando parlavi della battuta del battesimo del portafoglio, e pensavo che troppe volte si scherza sulle cose di Dio senza dare giusto valore, e quel modo di parlare in realtà ti ha concesso la libertà di dire, di maledirti da sola, perché in realtà ti sei maledetta da sola, dicendo: come non viene battezzato il portafoglio, non viene battezzata un'area della mia vita. Ma questo è veramente molto, è molto grave, è importante da sottolineare, che non dobbiamo mai usare per scherzo la parola di Dio facendola diventare una cosa ironica. La parola di Dio è santa, quindi noi le cose di Dio le dobbiamo trattare con santità. Nella Bibbia c'è scritto: Dio onora quelli che lo onorano, e noi onoriamo la parola di Dio non alzandoci in piedi. Molti dicono: onoriamo la parola, alziamoci in piedi, e poi quando parlano e dicono delle cose, fanno delle battute veramente molto tristi, miseri proprio. Ma noi vogliamo veramente onorare la parola.
Non si scherza con la parola, perché poi una ragazza che sente una cosa del genere, ma anche un adulto, pensa che può prendere sotto gamba questo modo di parlare, no? Questo, invece noi sappiamo che nella bocca c'è il potere della vita e della morte, quindi noi vogliamo onorare la parola, vogliamo benedirci e vogliamo usare la parola nel modo giusto. Quindi Isaura, è stato veramente un bell'input anche per dare questo suggerimento, e anche nelle nostre case che non parliamo mai della parola come se fosse una cosa così. Bene, Rosetta, invece, nel tuo mondo perfetto, dove si respirava Gesù, quando poi invece hai sentito l'esigenza che questo Gesù, che era già nel tuo mondo, perché lo era anche nel mio, quindi ti capisco, quando hai avuto l'esigenza di far vivere dentro di te questo Gesù che tu respiravi in casa tua? Io già ho tenuto questa esigenza a 13 anni, quando ho fatto un incontro personale con lui, e allora ho deciso di fare il mio patto col Signore, ed è Gesù già entrato nel mio cuore. Però nella vita di una ragazza va tutto liscio, che diciamo era una vita se così semplice, però poi col tempo, ecco, io questo posso parlare, che nella vita del credente, anche se siamo credenti, anche se abbiamo accettato Gesù, arrivano le tempeste, arrivano le prove, arrivano i momenti difficili. Se noi abbiamo Gesù già nel cuore, le cose si affrontano diversamente. E queste cose sono arrivate per me poi verso l'età di 20 anni, quando ero io nel momento bello della mia vita, perché mi ero sposata da un anno, ero felicemente sposata, cominciò a cadere una forte tempesta nella mia casa. E così, grazie a Dio che avevo già accettato Gesù nel mio cuore, da quel momento in poi cominciò un'esperienza ancora più profonda di Dio, di cosa è Dio, della parola che io sempre leggevo, meditavo, ascoltavo. Cominciai da quel momento in poi a realizzare ancora più da vicino. Ecco, perché con leggere una cosa, poi vivere quelle cose è un'altra cosa. E io ho cominciato a viverle nei momenti difficili, perché nel momento che io stavo per partorire mio figlio, il primo bambino, che poteva essere la gioia più grande per una donna e per me poteva essere l'inizio di tante altre di queste gioie, mi sono trovata ad essere in fin di vita. In fin di vita non perché io avevo fatto qualcosa contro la mia persona, ma perché succedono le cose, le tempeste arrivano, succedono anche degli errori medici, delle complicanze durante il parto che c'è stato, e io sono veramente tutto precipitato nella mia vita. Ero morta, il mio bambino di pochi giorni, e io non potevo prendermene cura. E tutti già avevano sentito questa sentenza, che questa ragazza nel mio paese, Corleone, stava per morire. Però, come hai detto tu, questa nostra storia, che ce l'ha in mano il Signore, lui ha l'ultima parola. Io sono stata risuscitata, anche se ho portato delle conseguenze che sono irreversibili, non ho potuto avere più bambini, e questo causava tanti danni di qualsiasi tipo nell'ambito della vita, e danni anche psicologici, tutto. Però, avendo sempre Gesù, ecco, io voglio innalzare Gesù oggi, avendo sempre Gesù come mio salvatore, mio dottore, mio amico, allora con Gesù nel buio della notte si cammina, si esce fuori dal buio e si vede di nuovo la luce. E non solo questo, che io, perché il tempo è breve, non possiamo dire tutto, posso fare solo piccola accenno. Non solo questo, che sono stata in fin di vita, ma poi anche ho riportato anche dei danni irreversibili per una trasfusione di sangue, e mi sono ritrovata a 20 anni con l'epatite C, con tutto quello che comporta, vicino alla cirrosi epatica, e i medici avevano decretato già che io ero in una fase precirrotica, e da un momento all'altro potevo passare proprio a una cirrosi fulminante. Pensate cosa possa essere per una ragazza a 20 anni con un bambino da accudire da mesi, e io non potevo fare più nulla. Allora, in quel tempo, io avrei potuto
cadere in tutte le fasi drammatiche della vita, perché è normale. Siamo umani e possiamo cadere nello scoraggiamento, possiamo cadere nella depressione, possiamo cadere anche nel fatto di autocommiserarci. Mi sentivo una donna finita, una donna persa, non più capace magari di essere moglie, non più capace di portare avanti il mio bambino, non più capace di prendermi cura della mia casa, perciò altro che vaso rotto io ero. E anche potevo avere quei sentimenti di prendermela con gli altri, con quelli che avevano causato questo male, perché ci sono state delle persone che per la loro negligenza nell'ospedale hanno causato questo male. Ma io che cosa potevo fare? Potevo fare soltanto quello che io sapevo, affidarmi a Dio. E con Dio io sono arrivata fino a oggi. Vi posso dire che ho passato degli anni che non sono stati pochi. La sorella ha detto veramente 25 anni, sono terribili da vivere 25 anni in questo dolore. Io ne ho passate 35 in questo dolore e in questa pesante sofferenza da portare sopra, con continue cure mediche, interferoni, con tutto quello che portava e sempre con esito negativo. Perciò era un appesantimento ogni volta della mia vita, dei miei pensieri, del mio stato d'animo. Ma io posso testimoniare, posso gridare a tutto il mondo che in quel periodo lunghissimo, doloroso, io ho potuto vedere la gloria di Dio. Perché il Signore non mi ha fatto mai mancare la sua gioia, la sua pace. E poi la cosa più bella che io posso dire, la cosa più grande, è che lui ha cambiato la mia storia perché mi ha proiettato verso il mio prossimo, verso gli altri, cosa che io non potevo mai pensare, mai sognare, perché io avevo bisogno di essere io che qualcuno mi si prendeva cura psicologicamente, spiritualmente e fisicamente. Gloria a Invece si Dio. sono fatto meraviglie che il Alleluia. Signore mi ha dato grazie di prendere cura degli altri. Ok, Questo è il vero miracolo. questa è la Sì. seconda domanda che volevo fare. Frena, frena un attimo. Sì. Sì. Allora, abbiamo parlato di questo Gesù che ha cambiato la storia, che è entrato nella nostra vita, che ha cambiato. Che ci ha cambiato dentro, non ha cambiato le circostanze intorno a noi, perché noi spesso pensiamo che Dio deve prima calmare la tempesta, invece tante volte, proprio come fece con Pietro, ci chiede di fare un passo e di mettere il piede sulla tempesta. E lì noi vediamo l'assistenza di Dio, la gloria di Dio, perché anche noi, come tutti gli altri uomini e donne, passiamo per momenti difficili. E la mia Sì. domanda era proprio questa, quella che tu già stavi anticipando, Rosetta. Era come ha cambiato la nostra attitudine verso gli altri, il nostro approccio, come la presenza di Dio nella nostra vita ci ha reso persone più sensibili, mentre il male devia, no, i nostri sentimenti, quindi ci rende delle persone irritabili, come devo dire, aggressive, scostanti, indolenti, mentre quando Dio viene nella nostra vita prende quel dolore e lo trasforma in compassione. Quindi noi vediamo proprio la trasformazione del male che diventa bene. Quindi, partendo da Esaura, già che ci stava anticipando Rosetta, quindi partiamo da Esaura, come è cambiato la tua relazione con gli altri? Se la tua storia è stata un aiuto anche per gli altri? Allora, la mia gioia più grande è proprio questa. Io oggi ringrazio Dio per tutto quello che ho passato, perché sì, tanto dolore e mi verrebbe da dire tanto tempo buttato via. Però oggi mi rendo conto che tutto quello che ho vissuto serve agli altri. E c'è un verso nella Bibbia che dice che Dio trasforma il lutto in danza, Dio ha cambiato il mio lutto in danza. E per me è esattamente questo. E dietro il mio libro c'è scritto quello che mi fu detto: tu non guarirai mai. E come mi fu detto questo, io ricordo, me lo disse un super psichiatra di quelli, no? Campioni del mondo. E io uscii di lì dicendomi: no, allora io guarirò e racconterò al mondo che Dio mi ha guarito.
E da lì è iniziato un percorso bellissimo che mi dà modo di parlare con le ragazze, che ieri parlavo con una scuola di danza, vogliono invitarmi a raccontare la mia storia. Sto ricominciando ad andare nelle scuole, se faccio dei concerti racconto questa cosa e posso capire le donne, le ragazze che vivono quello che ho vissuto io. Io non ho mai trovato nessuno che mi capisse profondamente e quando vado e mi racconto trovo sempre ragazze che dicono finalmente posso parlare e nessuno mi punta il dito. E quindi poter raccontarmi e poter soprattutto dare una speranza per me è meraviglioso, perché a me nessuno ha dato una speranza. Mi hanno soltanto detto tu non guarirai mai. E quindi avevo quest'altra cosa addosso, quest'altro peso, già il mio dolore più questa cosa. E invece no, posso andare, posso gridare che no, con Dio ce la possiamo fare. Gloria a Dio, perché Gloria a una Dio. donna che fa esperienza nel dolore può capire un'altra donna, ma anche un altro uomo, un altro essere umano, che vive la stessa sofferenza. Quindi la sofferenza che ci forma e che ci avvicina anche al prossimo. Troppo, il più delle volte le persone insensibili sono proprio quelle che o non hanno sofferto, o non hanno conosciuto Cristo, perché come abbiamo detto prima, il Signore trasforma il dolore in compassione. Rosetta, tu già ci stavi anticipando con gioia, come il E con Signore, gioia. sì, con gioia, come il Signore ti ha usata, come il Signore ha usato il tuo passato per aiutare poi qualcuno intorno a te. Quindi continuaci a raccontare come ha fatto questo La storia è Signore. lunga, la storia è lunga, però posso dire in poco parole che io sarei stata pure che la storia sarebbe finita male, diciamo così, perché siamo umani. Sarebbe finita in un modo per dire di chiudermi in me stessa, di leccarmi le mie ferite, di dire vivrò quel che vivrò, saranno giorni, saranno mesi e poi sarà così. Invece il Signore ha cambiato il mio dolore in gioia, lo posso dire, ma è stato un miracolo, Marianna, non è stato una mia capacità, pur essendo credente, è stato un miracolo, Dio ha preparato tutto. Allora, quanto Isaura diceva quel tempo perso, dobbiamo sapere invece che non è tempo perso. Quando noi siamo sotto quella, stiamo passando quelle situazioni, dobbiamo ricordare quel verso che dice ogni cosa coopera al bene di quelli che amano Dio. A volte il Signore ci mette sulla sua ruota per lavorarci, cambiarci e poi farci un maso all'onore per gli altri. Allora, io non avevo assolutamente idea di andare verso gli altri, di dedicarmi agli altri. Poi, con questa cosa che era arrivata, assolutamente non mi sentivo né le forze né fisiche né spirituali. Ma il Signore aveva tutt'altro piano, tutta un'altra cosa. Perciò un giorno, mentre io stavo prendendo questa strada un pochino dello scoraggiamento, di sentirmi finita a 20 anni, allora il Signore si è presentato sulla mia strada, perché il Signore parla ai non credenti, il Signore parla anche ai credenti e si manifesta in tutti i modi e in tutte le maniere, non ci sono limiti per Lui. A me mi parlò e mi disse personalmente queste parole: distogli la tua mente e i tuoi occhi dai tuoi problemi e vai verso gli altri. E mentre tu pregherai per gli altri e con gli altri, io opererò su di te. Questo me l'ha detto in un momento che io ero nel pieno della mia confusione di tutto quello che mi era successo, nel pieno e anche nella mia più grande fragilità, dove io non potevo mai immaginare di cosa fare per gli altri. Ma ho preso per fede questa parola, ho cominciato ad andare verso gli altri. È stata un'esperienza crescente ogni giorno, ogni giorno. Il Signore mi mandava nelle famiglie assieme ad altre sorelle, unite di pari consentimento, a pregare per gli altri perché la vita è piena
di problemi, di dolori nelle famiglie. A volte noi pensiamo che l'abbiamo solo noi i problemi e ci chiudiamo nel nostro mondo e ci sentiamo proprio distrutti. Invece il Signore ci dice vai verso gli altri, vai verso gli altri. E noi vediamo che ci sono persone ancora più distrutte di noi e che non hanno speranza. Allora, mentre io portavo questa parola, canto perché mi piace cantare, mi piace lodare il Signore. Vedi, Saura, tu lo canti in un modo professionale, io lo faccio in un modo così spontaneo, genuino, però canto dovunque vado, con gli anziani, con le persone ammalate, negli ospedali. E allora, quando io, mentre portavo quest'amore, questa gioia verso gli altri, io sentivo che il Signore riempiva la mia vita e guariva la mia vita, anche se non vedevo il miracolo. Questo lo devo sottolineare. Io non vedevo il miracolo nella mia vita. Tanti pregavano per me. Io pregavo. Il Signore mi parlava, ma io non vedevo il miracolo. Dio mi mandava, vedevo altri miracoli, ma su di me no. Io ero chiamata in quel tempo ad andare negli ospedali per me pure e a portare la parola agli altri che erano disperati. E allora io ho fatto centinaia di incontri, ho parlato del Signore in tutto questo frattempo della mia vita, perché ora sono cambiate delle cose, chi vuole poi leggere il mio libro lo vede, perché non possiamo dire tutto qui. E allora nel frattempo Dio però mi ha fatto realizzare delle cose stupende e di una cosa che io tanto vorrei parlare, ma non abbiamo il tempo, tutte le perle preziose che il Signore ha messo sul mio cammino affinché io li incontrassi. E io ho avuto questa passione, me l'ha data Lui, io non l'avevo. Amore per gli altri, per le anime, per quelli che soffrono, soprattutto per parlarci di Gesù, di parlarci che Dio è amore, che Dio cura le nostre ferite e con Lui noi non siamo mai atterrati, ma siamo sempre vittoriosi, anche quando siamo dispensati dai medici, perché io lo sono stata per 35 anni e in questi 35 anni il Signore si è usato di me e mi ha fatto fare delle esperienze gloriose. Perciò io dico a tutti quelli che ascoltano, sì, noi dobbiamo aspettare il miracolo di Dio perché può avvenire in qualsiasi momento, però nel frattempo non ti piangere addosso, non ti piangere addosso, sentirti inutile, ma sappi che ogni cosa coopera al bene di quelli che amano Dio. Dio sta preparando per noi delle cose stupende, vai e servi il Signore con le poche forze che tu hai, tu vedrai delle cose straordinarie. Io ho visto cose straordinarie che sono pure poche quelle che ho scritto nel libro, perché non posso scrivere tutto, ma sono delle cose stupende che solo Dio può fare. Marianne. Gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio, Gloria a alleluia. Dio. Ogni volta che il Signore si manifesta attraverso di noi, noi a Lui diamo tutta la gloria. Signore, grazie perché ci scegli, nonostante siamo servi mancanti. E Signore, è bello quando manda i Suoi figli, no? Li manda in mezzo a un popolo che ha bisogno, mentre noi ci curiamo degli altri, il Signore si prende cura di noi, quindi è qualcosa di veramente meraviglioso. Visto che la sorella Rosetta ha già dato un messaggio di incoraggiamento per quelli che ci seguono, Isaura, prendete anche tu un tempo, lasciati guidare dallo Spirito Santo. Se hai qualcosa nel cuore da dire a chi ci sta seguendo, magari qualcuno che pensi che il suo destino sia già segnato. Qualcuno che forse ha perso le speranze, che è giovane, nonostante la sua giovinezza, pensa che la vita sia finita lì. Quindi quello che lo Spirito Santo ti mette in cuore, anche se hai da condividere qualche verso, ti lascio qualche minuto, prego, Isaura. Allora, io sono sicura che all'ascolto ci sarà qualche ragazza, qualche donna che ha sofferto quello che ho sofferto io. E ne sono sicura perché, ahimè, ho conosciuto tante ragazze, tante donne, anche nelle chiese, donne che come me servivano Dio, ma che non riuscivano ad andare oltre a questo muro, a questo mostro che si chiama disordine alimentare. E quello che posso dirti, perdonate il magone, è che Dio può cambiare il tuo destino. E Dio può ogni cosa. E credimi, la vita sarà più bella. E so benissimo che quando si soffre di un disordine alimentare si sa
che sarà meglio una volta guariti, ma in realtà si ha paura di guarire perché si conosce la vita con quella sicurezza, ma non si sa come sarà dopo. E l'ho pensato anch'io per tanto tempo, quando la psicologa mi chiedeva: "Ma vuoi guarire?" E io ricordo che risposi: "Boh, non lo so." E oggi però io sono guarita. Oggi io posso mangiare serenamente, oggi io posso andare a mangiare un gelato con mio figlio e non l'avevo mai fatto. E oggi sono felice di andare a cena fuori con mio marito e sono felice quando c'è l'agape in chiesa, sono felice di potermi sedere e mangiare con i fratelli, sono felice di poter assaggiare a destra e a manca tutto quello che c'è e non è più un peso, è una gioia. È una gioia perché so chi sono in Cristo, so che l'amore che Dio ha per me non dipende da come sono fuori, so che non sarò mai perfetta, ma sono speciale così come sono e so che Dio mi ama così come sono. E credimi, lo so che è difficile credermi, ma è così. La cellulite ci sta, la pancia molle ci sta, gli anni passano e la forza di gravità fa il suo, ma è quello che abbiamo nel cuore che conta, è quello che ci rende belle ed è quello che ci rende amabili ed è Dio che ci fa sentire amate, non è un numero sulla bilancia. Quindi io ti dico soltanto forza e coraggio. Perché ce la puoi fare e perché sono sicura, ti assicuro, garantisco che sarà più bello di così. Gloria a Dio, che bello Isaura, perché hai messo molto enfasi nel godersi le piccole cose, quelle cose che noi tante volte diamo per scontato. Mangiare insieme ai fratelli un'agape, andare a mangiare un gelato con il proprio bambino, sono cose semplici. La felicità consiste proprio in questo, riuscire a godersi ogni minima cosa che noi possiamo fare, perché poi quando una malattia, un ostacolo ci priva di questi beni semplici, noi ne soffriamo e ne sentiamo tanto la sofferenza. Quindi è stato bello enfatizzare, mettere un'enfasi proprio su questo particolare, godersi i momenti, ogni momento è bello da godere. Dio vi benedica Isaura, Dio ti benedica anche a te Rosetta, veramente sono state due testimonianze edificanti, abbiamo visto come il Signore può cambiare la storia di una donna che sembrava che non avesse via d'uscita, che qualcuno gli ha detto che non c'è più niente da fare, e come ha cambiato anche la storia di una donna che pensava di poter vivere soltanto delle benedizioni che venivano attraverso i genitori, ma anche quella è una benedizione. Noi ringraziamo, io ringrazio personalmente il Signore per avermi dato il privilegio di nascere in una famiglia già credente, perché ho goduto delle benedizioni. Ma è stato bello scoprire in tutti e due i casi che quando è arrivato Gesù ha fatto la differenza. È lui che fa la differenza nella nostra vita. Rosetta, giusto qualche minuto, se vuoi condividerci con noi ti lascio giusto un minuto e poi chiudiamo, vi saluto. Prego, Rosetta. Sì, voglio leggere un versetto di un Salmo 78, verso 11, e voglio pregare per le persone che stanno ascoltando. Io rievocherò i prodigi del Signore, ricorderò le tue meraviglie antiche e mediterò su tutte le opere tue e ripenserò alle tue gesta. Oh Dio, le tue vie sono sante. Quale Dio è grande come il nostro Dio? Tu sei il Dio che opera meraviglie. Signore, queste parole non sono solo scritte nel passato, ma oggi sono scritte nel nostro cuore e noi crediamo che tu sei il Dio che opera meraviglie. In questo momento, qualsiasi persona sta ascoltando queste nostre semplici parole, Signore, dove non siamo arrivate noi, c'è il tuo spirito che arriva nel cuore. Crediamo fermamente in te, che continui a rivelarti, a farti conoscere. E se ci sono persone, giovani, donne che si sentono
giù, si sentono depresse, che si sentono finite. Questa sera, in questo giorno, possono ricevere un abbraccio, una carezza speciale da te e possono andare per il mondo a predicare il tuo amore e il tuo nome. Signore, benedici tutte le mie sorelle e benedici ancora questa sorella Marianna che si dedica molto per la tua opera, Signore, per portare avanti, Signore, queste trasmissioni. Fa che ogni trasmissione, ogni parola che è detta in questo canale sia per la gloria del tuo nome. Salva anime in ogni paese e in ogni città. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Amen, amen. Grazie, grazie Rosetta, grazie Saura. Dio vi benedica e continui a usarsi di voi con l'esperienza del vostro passato, della storia nuova che Gesù vi ha dato per segnare le altre vite con il sangue di Gesù affinché anche le altre storie possano cambiare. Dio vi benedica. Un abbraccio. Bene, gloria a Dio, gloria a Dio. Non ho parole di come Dio opera in un modo meraviglioso e diverso, è un creativo, il nostro Dio è un creativo, lui non ha smesso mai di creare, quindi crea storie nuove in modi diversi, la mia vita l'ha toccata sicuramente in un modo diverso da come farà con la tua, ma sicuramente il Signore farà una cosa, sia per me che per te, per me già l'ha fatto, per te che non lo conosci lo farà, cambierà la tua storia, cambierà il tuo futuro e non pensare a un futuro prospero su questa terra, ma cambierà la tua destinazione. Tu sei destinato, se accetti Cristo nella tua vita, a un destino di gloria eterno. Quindi Dio ci sta dando l'opportunità ancora oggi di annunciarti l'Evangelo, di annunciarti questa buona novella. E c'è un verso che voglio condividere con voi, scritto in Geremia, capitolo 29, il verso 11. Qui praticamente è una lettera di Geremia agli esuli di Babilonia. Gli esuli praticamente sono quelli che sono stati deportati, no? In Babilonia, quindi per loro, chissà quanti di loro pensavano non c'è più speranza per me, un po' come diceva Isaura nella sua testimonianza. Ma arriva una lettera di Geremia, una lettera da parte di Dio. E ti leggerò questi versi e ti chiedo di metterci il tuo nome. Perché oggi il Signore questa lettera d'amore la sta mandando proprio a te. Una volta si usava la lettera d'amore, oggi si usano i messaggini. Il Signore ti sta mandando un messaggio e prendilo per te per fede. Dice così: infatti io so i pensieri che medito per voi. E mettici il tuo nome, Anna, Maria, Concetta, Stefania, dice il Signore. Pensieri di pace e non di male, per darti un avvenire e una speranza. Voi mi invocherete, verrete a pregarmi e io vi esaudirò. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Io mi lascerò trovare da voi, dice il Signore, vi farò tornare dalla vostra prigionia. Vi raccoglierò da tutte le nazioni e da tutti i luoghi dove vi ho cacciati, dice il Signore. Vi ricondurrò nel luogo in cui vi ho fatti deportare. Quindi se anche ora tu ti senti isolato, ti senti un deportato spiritualmente parlando, quindi senza benedizioni, senza radici, il Signore oggi vuole cambiare la tua storia. Il Signore dice tu mi cercherai con tutto il cuore. Perché? C'è una differenza. Perché nel momento in cui una persona si sente deportata, magari proprio come loro che già avevano il beneficio di godere le benedizioni della presenza di Dio perché frequentavano già delle congregazioni, però nel momento in cui loro si sentono isolate, quindi deportate da questa presenza di Dio, avvertono la mancanza. Quindi che succede? Quando veniamo privati di qualcosa, in noi nasce il forte desiderio. Quando è che ne abbiamo desiderio ardente di tornare a casa nostra e di goderci casa nostra? Quando siamo lontani per forza maggiore dalle nostre case. Pensate un momento, non so, penso che tutti abbiamo passato quei momenti della vita dove siamo stati, per esempio, ricoverati in un ospedale per un po' di tempo. Quando torniamo a casa, ah, che bello casa mia, abbiamo goduto, no? Quindi noi, quando ci siamo trovati, anche io, quando mi sono trovata nella mia adolescenza, lontana da Dio, ho capito che significa l'assenza di Dio. Quindi che cosa è nato a me? Il desiderio di cercarlo con tutto il cuore. Quindi se anche tu ti senti lontano da questo Dio, forse il nemico ti sta suggerendo non lo cercare perché non te lo meriti,
Non gli dar retta, perché il Signore è un padre pieno d'amore che sta aspettando soltanto te. Se ti sei raffreddato perché forse non hai ricevuto qualche risposta, forse Dio ti ha dato una risposta che non ti piaceva e ti sei ribellato in cuor tuo, anche se tu non hai pronunciato parole di ribellione, ma in cuor tuo ti sei ribellato, quindi ora ti senti isolato, torna di nuovo dal Padre perché Dio sta aspettando soltanto te. Tu lo invocherai e lui ti risponderà. Tu lo cercherai con tutto il cuore perché hai provato che cosa significa stare lontano dalla sua presenza. Quindi oggi lo Spirito Santo ti sta richiamando all'attenzione. Sta dicendo sì, ok, ti sei trovato lontano da me, ma ora torna perché io sono il tuo Dio e ho per te. Ho pensieri di pace, ho un pensiero di un avvenire migliore. Un avvenire migliore, quindi una storia migliore per te. Vi ricordo che subito dopo l'Onde di Fede c'è la voce del pastore Edizione Dis. È un qualcosa di straordinario, che veramente, forse a volte non riflettiamo, ma voglio portarvi a riflettere insieme a me, perché io non ci pensavo in verità, che tradurre nella lingua italiana dei segni una predica non è proprio una cosa di poco conto. Ci vuole dell'impegno, dedizione. Ci sono dei fratelli che si sono, delle sorelle che si sono disposte, messe a disposizione per Dio, perché noi quando serviamo i fratelli, in realtà stiamo servendo Dio. E lo fanno con tutto il cuore. Quindi vogliamo onorare questo sforzo che i fratelli fanno nel tradurre nella lingua dei segni, in modo che anche i nostri amici non udenti possano ascoltare e ricevere la parola di Dio. Questo ve lo dico perché sento forte in cuore di sensibilizzarvi per far sapere a più persone possibili che grazie a Dio il Signore ha messo in cuore del pastore Cataldo di pensare anche a chi ha questi problemi. Quindi vogliamo far sapere a più persone possibili, soprattutto ai nostri amici non udenti, se conoscete. Per chi ci sta seguendo sui social, se conoscete delle pagine di queste persone che hanno di questo problema, magari condividete proprio le dirette di qualche link di YouTube su queste pagine, in modo che le persone che non conoscono Gesù possano essere raggiunte. E questo è un grande servizio che noi possiamo fare per l'avanzamento del Regno di Dio. Vi ricordo i nostri appuntamenti invece di Donne di Fede, che sono sempre lunedì, il mercoledì e il venerdì alle ore 14. Dio vi benedica, ci vediamo alla prossima diretta.